stata convocata quest'oggi un'assemblea generale dell'Associazione dei Comuni della Locride presso la sala consiliare del Comune di Siderno con due punti all'ordine del giorno. Il primo, l'emergenza Covid-19 ed il piano di vaccinazione. Il secondo, il recovery plan, la discussione e le proposte, partendo dalla proposta della pedemontana avanzata dal sindaco di San Luca, Bartolo. Un'assemblea molto vivace che ha visto la partecipazione di gran parte dei sindaci locridei. I sindaci hanno colto di buon grado la possibilità di collaborare con l'esercito italiano per le vaccinazioni a domicilio, così come proposta anche dallo stesso sindaco di Locri, Giovanni Calabrese. Iniziativa importante, dopo l'azione già avviata dalla Croce Rossa italiana, alla quale va il nostro ringraziamento, si affianca oggi anche l'esercito italiano che ha iniziato sin da ieri le vaccinazioni a domicilio a Locri, proseguirà anche oggi a Sant'Ilario e negli altri comuni della Locride nei prossimi giorni. Iniziativa importante, l'obiettivo è quello di vaccinare tutti i nostri cittadini. Grazie anche all'impegno dei 400 vaccinali che ci sono oggi nella Locride, Monastero Acebianco, Locri e Siderno. E dobbiamo continuare per cercare di lavorare ad avere una stagione estiva tranquilla e soprattutto evitare il ulteriore disagio per i nostri cittadini dopo questa difficilissima fase che abbiamo avuto della pandemia. Giorno 1 è convocata la conferenza dei sindaci dell'ASP per condividere e dare il parere sul nuovo atto aziendale che proporrà il commissario Scaffidi. Quindi il giorno prima faremo questa assemblea dei sindaci appunto per concertare e condividere questo atto aziendale e andare con una proposta uniforme il giorno dopo all'assemblea. E poi anche importante la decisione di una giornata di confronto tra i sindaci della Locride per affrontare lo sviluppo del territorio alla luce delle nuove risorse che arriveranno, speriamo, anche per il nostro territorio, per la nostra Locride. Durante la discussione del primo punto all'ordine del giorno non sono mancati distinguo. Uno scontro c'è stato fra il sindaco di San Giovanni di Gerace, Giovanni Pitteri, e lo stesso sindaco di Locri sul lavoro che fino ad ora si è svolto. Io dico che non vedo niente di nuovo sotto il sole costante. Questo sto dicendo. Io È una cosa ben diversa. ho detto che c'è vedete. E hanno fatto, tu dici, abbiamo fatto questo, ci hanno fatto quest'anno. Quale attività programmatoria tu hai come comitato dei sindaci? Il nulla, il tuo personale. Ma che stai dicendo? Vabbè. E ci devo fare un documento, scusa. Ma cosa vuoi fare il documento? Capiamo, che cosa dobbiamo fare? Nessun documento. Non conosci l'attività dell'assemblea, sei non, il mondo sei. Non abbiamo forse nessuna, perlomeno da 2 anni non ho visto nessuna attività programmatoria. Sul secondo punto all'ordine del giorno, sponsorizzato dal sindaco di San Luca, Bartolo, è intervenuto anche il sindaco di Benestare, nonché consigliere metropolitano, Domenico Mantegna, spiegando che alcune strutture, come per esempio le strade, non possono essere inserite nel Recovery Fund. Semplicemente, visto che il tratto Crotone-Sibari e via dicendo è già finanziabile con soldi del bilancio statale per quasi 2 miliardi e 100 milioni di euro, abbiamo detto, visto che quel tratto è riconducibile alla cosiddetta rete TEN-T, spostate questi soldi alla 106 Ionica Regina, quindi la nostra, quindi quei soldi statali li trasferite nella 106 Ionica Regina, dove quindi potremmo in questo modo finanziarla con soldi del governo, e quel tratto lì inseritevi all'interno del recovery. Poi qui la discussione è veramente molto molto ampia, perché io vi dovrei dire anche che in realtà non è vero, diciamo, quello che dice il Presidente Belcastro, che i soldi al sud, diciamo, destinati sono il 40%, ma con degli studi approfonditi che sono stati fatti, purtroppo al sud tecnicamente, sto dicendo, arriveranno solo il 25%. Soddisfatta la presidente dell'assemblea Katie Belcastro, alla fine, dice Belcastro, l'assemblea ha tirato le somme su molte vicende importanti per il nostro territorio. Un'ampia discussione, una discussione franca, aperta, positiva, propositiva. La prima assemblea dei sindaci in presenza dopo tantissimi mesi di assemblea in remoto. Si è discusso ovviamente di emergenza sanitaria, di piano vaccinale, e quindi questo è, diciamo, che ha preso la maggior parte del tempo dell'assemblea, questa discussione, questo ordine del giorno, come era normale che fosse. Una campagna di vaccinazione che noi stiamo seguendo passo passo, che abbiamo
monitorato fin dall'inizio, e di questo ringrazio anche il prefetto, che è sempre stato molto attento alla problematica e ha condiviso con i sindaci, con tutti i presidenti dell'assemblea dei sindaci dell'area metropolitana, tutti gli step del piano vaccinale. Un piano di vaccinazione che sta procedendo grazie anche all'impegno della Croce Rossa, che ha dato un fortissimo aiuto ai nostri territori, perché hanno portato le vaccinazioni a domicilio nei nostri territori, hanno completato la prima fase e la seconda fase delle vaccinazioni. A questo si aggiunge l'esercito italiano, che già da questi giorni sta lavorando per le vaccinazioni a domicilio. C'è l'impegno dell'Assemblea di sostenere questa iniziativa dell'esercito italiano, e quindi ognuno di noi si farà carico nei prossimi giorni di avanzare le richieste all'esercito italiano per continuare, quindi accelerare sulla campagna di vaccinazione. Sul secondo punto all'ordine del giorno invece? Il secondo punto all'ordine del giorno era appunto il recovery fund. Non è la prima volta del recovery plan che si parla in questa assemblea, però ovviamente questo è un punto che ancora va discusso, di cui si discuterà nelle prossime settimane. Anzi, l'assemblea ha condiviso la proposta di una full immersion dei sindaci in una giornata, quindi di riflessione, di discussione, di approfondimento di molti temi che sono importanti perché questo territorio possa essere valorizzato al meglio, ma soprattutto perché le risorse di questo piano possano andare nella direzione giusta, cioè nella ripresa economica di questo territorio. L'assise è stata rinviata lunedì prossimo, prima dell'incontro nella conferenza dei sindaci che si terrà giorno 1° giugno.